Assistenza domiciliare e assistenza domiciliare integrata in favore di anziani ultra 65enni, presentati i servizi in coprogettazione tra il Comune dell'Aquila e il Centro Servizi Anziani. I dettagli del progetto presentati in conferenza stampa. L'interesse dell'amministrazione nei confronti dei bisogni sociali è assolutamente una priorità. Lo abbiamo fatto attraverso la possibilità di consentire al 100% delle richieste di asili nido di trovare uno spazio in città. Lo abbiamo fatto con il progetto sugli immisibili che sta facendo emergere un sommerso di bisogni che non venivano tracciati dal percorso classico dell'assistenza sociale. Oggi facciamo questo intervento rivolto agli anziani in collaborazione con l'ex OMPI, che ringrazio per il lavoro che sta svolgendo da 7 anni a questa parte, con una crescente professionalizzazione, un miglioramento delle condizioni di accoglienza degli ospiti e anche questo progetto che fra l'altro è il primo in assoluto per il Comune perché prevede la coprogettazione, cioè quindi il concorso di un ente del terzo settore partner che aiuta anche a capire i fabbisogni. Diciamo che abbiamo ribaltato il paradigma, cerchiamo di comprendere quali sono le necessità e poi interveniamo. Diciamo che in passato le politiche sociali erano un po', diciamo, sedute su una visione classica per cui si fanno i bandi, si vede chi risponde, si danno risposte, contributi, assegni, magari senza incidere realmente su quel sommerso che troppo spesso per molti motivi non si rivolge alle strutture comunali. Sì, oggi andiamo ad attuare per la prima volta la coprogettazione e la coprogrammazione, quindi la prima esperienza per il Comune dell'Aquila. Questo regolamento era già stato approvato in Consiglio Comunale a dicembre 2022 e oggi abbiamo quindi l'applicazione pratica, quindi con enti del terzo settore andiamo quindi ad affidare il servizio degli ADI e del SAD, quindi per l'assistenza domiciliare anziani e servizio sociale per il servizio per gli anziani per gli ultra 65 anni. E le novità quindi sono 2-1, abbiamo con gli stessi importi degli anni precedenti, abbiamo con di cui l'8% è di somme che vengono diciamo, spese dall'ente del terzo settore, quindi somme caricate dall'ente del terzo settore, andiamo quindi ad ampliare i servizi offerti, quindi non soltanto quelli proprio dell'assistenza socio-assistenziale, ma anche quella sociale e psicologica, perché abbiamo l'idea quindi dell'anziano dell'ultra 65enne che deve necessariamente, considerando anche la solitudine di questo periodo, entrare a far parte della comunità a pieno regime. Quindi dobbiamo garantire un welfare di comunità che si può fare soltanto attraverso la collaborazione con il terzo settore. Quindi con lo stesso importo noi andiamo anche ad aumentare le ore di assistenza domiciliare rispetto agli anni precedenti di 1200 ore e in realtà avevamo già aumentato queste ore con il piano sociale di zona che è stato approvato nel 2022 e quindi rappresenta un importante obiettivo raggiunto.